Caserta Focus. Giornale online di Caserta e provincia diretto da Francesco Marino. Le notizie del giorno. Cronaca. Paura alla rotonda di Musicile. Un'ambulanza e una smart si scontrano per ragioni ancora in corso di accertamento. Il mezzo di soccorso si ribalta. Per fortuna al suo interno non c'erano pazienti. Politica. Santa Maria Capua Vetere. Il Movimento 5 Stelle sceglie Aveta. Dopo lo strappo di talento arriva il deferimento ai probiviri del consigliere. Ha interrotto il percorso politico-amministrativo. Queste le accuse che gli muovono i due coordinatori provinciale e regionale Buonpane e Micillo. Politica, Marcianise. Il sindaco Trombetta è alle prese con la nuova giunta. Definite le quote per la distribuzione dei 7 assessori, ora la differenza la faranno le deleghe. Su Moretta, presidente del Consiglio, non sembrano esserci problemi. Calvi risorta. I vandali non si fermano davanti alla caserma dei carabinieri. Scritte e messaggi d'amore all'ingresso della caserma. Saranno le telecamere ad individuare i responsabili. Politica, Santa Maria Capua Vetere. Scoperta una cappella all'interno del comune che viene utilizzata come deposito. Il consigliere Italo Crisileo ha presentato un'interrogazione per vederci chiaro. Ballottaggio San Felice a Cancello. Urne aperte fino alle 15 di oggi per scegliere chi tra Emilio Nuzzo e Carmine Raffaele Palmieri sarà il nuovo sindaco. Lo scrutinio partirà immediatamente dopo la chiusura dei seggi. Nella prima giornata ha votato poco più del 45%. Approfondimenti su queste e altre notizie su casertafocus.net.